Benvenuti e bentornati nel canale di FIOC Club. Oggi un video bomba, andiamo a fare una World Recap di uno dei tornei internazionali più conosciuti al mondo, la No Deep League, una war tra gli Andros Fighters e un clan filippino dal nome Pinoy Dragon Milan. Buona visione. Il primo tris che andremo a vedere è quello di Luther Bases con una bellissima Queen Walk Domatori. Va con la regina ad ore 3, ma prima piazza il re ad ore 4 a pulire un po' di strutture da ore 4 verso ore 6. Nel frattempo pulisce anche ad ore 2 con delle mongolfiere che tra l'altro stanno anche nel frattempo il baby drago. Piazza così la Queen nell'ariete, attende giustamente di eliminare la difesa aerea molto esterna per poi piazzare le guaritrici sulla Queen Walk. Nel frattempo l'ariete fa strada, si stana il mastino e la regina così va a targettare il mastino, aiutato anche dai due draghi usciti dall'interno dell'ariete. Una volta quindi fatta la pulizia ed entrato nel canale apposito con la regina, va poi a posizionare un bellissimo Ice Golem ad ore 5, in maniera tale che le difese in zona Queen vengono tutte distratte dall'Ice Golem, che una volta eliminato andrà a gelare tutto quel quadrante di difese. Parte così con i domatori, l'utilizzo immediato di due pozioni scheletro proprio da eliminare la regina. Utilizza anche l'abilità del sorvegliante a salvare tutti i domatori. Nel frattempo la Queen continua a camminare, agevolando anche l'eliminazione del TH con un assalto, ovviamente con un'altra furia, mentre sui domatori continua il cammino seguendo con le curative. Attacco davvero ben fatto, ben planato, ottima e davvero esecuzione. Quindi i complimenti vanno a Luther Bases per questo fantastico attacco con una Queen Walk Domatori. Passiamo adesso al secondo attacco. Il secondo attacco che andremo a vedere è ancora di Luther Bases, ancora con Queen Walk Domatori, quindi six pack per lui, davvero GG, good game per lui. Va a pulire l'angolo a ore 12 con un P.E.K.K.A che andrà esternamente. Nel frattempo piazza lo sganciapietre e la Queen sempre ad ore 12, direzionando la regina verso il TH. Esce dallo sganciapietre delle mongolfiere che distraggono torre inferno e difesa aerea. Così la regina può andare senza troppi problemi nel cuore del villaggio ad eliminare il TH, per poi entrare proprio all'interno del villo, e con ancora delle furie va ad eliminare il mastino che dà sicuramente non pochi problemi. Ottimo il fatto che ha temporeggiato a piazzare l'avveleno sui lavapup del mastino. Una cosa che voglio sottolineare di questo bellissimo replay è di come l'attaccante va a sfruttare un piccolo errore nel layout, come la regina molto esterna che andrà a eliminare, una volta eliminata anche artiglieria aquila sempre con la Queen Walk, nel frattempo sta procedendo davvero bene, va a eliminare appunto la regina con il King, che abilita molto velocemente proprio per eliminarla. Una volta fatto ciò, parti con i domatori a ore 2 e ad ore 3, ovviamente accompagnate dal sorvegliante. Tiene ancora degli altri domatori da piazzare ad ore 4 ad ore 6 e non resta altro che accompagnare il doma con le tre cure che va a posizionare ovviamente nei zone in cui sono concentrate le difese. Quindi davvero ottimo attacco da parte di Luther Bases per questo six pack davvero spettacolare. Complimenti, passo terzo. Terzo replay di questa bellissima war da parte di Mazzola con una Mass Domatori.
Anche in questo attacco ci sono parecchi dettagli da andare a sottolineare. Fa una bellissima Suicidios con cui prende tanto valore nella fase iniziale, crea ovviamente un canale d'ingresso Aure 1 con un gigante e qualche domatore, mentre pulisce Aure 3 con un mago e ovviamente il king davanti. Nel frattempo piazza un Ice Golem e un mago proprio davanti al TH. Ice Golem che fa così da tank gli spaccamuro che aprono la prima linea di mura, piazza ovviamente la regina che così indisturbata va a eliminare le difese per poi andarsi a prendere il TH. Bellissima questa combo, va a sfruttare in questo caso il mastino all'interno del castello del clan, che ovviamente non fa tantissimi danni se non esploso come in questo caso. Una volta eliminato il TH parte con i domatori Aure 3, Aure 5 e Aure 6, accompagnato ovviamente dal sorvegliante, gela le prime difese che incontrano il domatore, ovviamente piazza anche una cura, mentre il baby drago viene eliminato utilizzando la veleno. In questo caso Mazzola ha anche utilizzato l'ariete come tank, o comunque per andare a eliminare alcune difese nell'angolo Aure 9, con all'interno altri domatori che si vanno così a ricongiungere con il resto del gruppo che nel frattempo stavano eliminando gran parte delle difese. Ancora, come possiamo vedere, due cure da utilizzare. Arrivato a questo punto non rimane altro che piazzarle sui domatori e fare i complimenti a Mazzola per questo bellissimo attacco, questa mass doma che sta dando parecchie soddisfazioni, specie con il mastino all'interno del clan. Non resta altro che piazzare le ultime truppe per il team, quindi complimenti a Mazzola. Passiamo quindi al quarto video, al quarto replay. Quarto replay di questo video, di questa war attaccante Melaccio con una mass domatori, anche in questo caso mass domatori che va ovviamente a sfruttare il fatto che all'interno del castello del clan in difesa ci sia un mastino, quindi bisogna quindi preoccuparsi sostanzialmente di eliminare il TH con un push iniziale ed eliminare ovviamente la regina in difesa con due pozioni scheletro e così conservare l'abilità del sorvegliante per i domatori e non per il push sul TH. Melaccio in questo caso va a fare una bella pulizia a ore 12 con un Ice Golem che fa da tank a regina, che così può eliminare più possibile le costruzioni molto esterne. Una volta fatto ciò ed assicuratosi che l'ariete arrivasse fino al TH, piazza quindi la macchina d'assedio che fa il suo percorso indisturbato, aiuta anche il push con un paio di domatori per eliminare quel mortaio molto esterno, arriva così sul TH e piazza un veleno contro il baby drago che dava parecchio fastidio, quindi ottima fase iniziale da parte di Melaccio, che tra l'altro ha dimenticato di abilitare la regina che altrimenti avrebbe ancora aiutato il push iniziale. Una volta eliminato il TH, piazza il King ad ore 9 con un mago dietro per il King e tutti i domatori, anzi gran parte dei domatori ad ore 10 e ad ore 11, ovviamente accompagnati dal sorvegliante. Benissimo la prima cura che va a coprire la bomba della torre bombardiera. Una volta arrivato nel cuore del villaggio, abilita il gran sorvegliante e una volta giunto sulla regina nemica gli va a piazzare due pozioni scheletro, come vi dicevo all'inizio, per eliminarla. Poi si aiuta anche con due gelo che va a usare sulle difese che così non recano troppi danni. Non rimane quindi che concludere con il piazzamento dell'ultima curativa e del clean finale. Complimenti quindi anche a Melaccio per questo tris, davvero un ottimo attacco. Complimenti, velocizziamo la risoluzione del clean finale. Passiamo al quinto replay di questo video, attacco di Melaccio con una Ghost Draghi Elettrici.
preso davvero un tantissimo valore dalla fase ghost, parte con eliminare alcune difese molto esterne all'angolo da ore 9 alle ore 10, piazza così il dirigibile su un quadrante davvero ricco di difese, che va a clonare ed infuriare il drago elettrico e Mogolfiere all'interno del dirigibile. Esce un baby drago che viene fatto fuori ancora dal drago elettrico, e con questa fase iniziale va a prendere davvero tantissimo valore, perché non solo l'artiglieria Aquila, non solo il volano, ma anche una difesa aerea e due Archi-X con una Tesla, soltanto con la fase iniziale, soltanto con la fase Ghost. Quindi davvero una partenza col botto di melaccio. Parte poi con alcuni sgherri per creare un canale corretto d'ingresso sul PH da parte dei draghi elettrici, schiera così i restanti draghi elettrici con qualche mongolfiere, ovviamente accompagnate dal sorvegliante impostato in aria. Ovviamente piazzerà le furie per tutto il percorso dei draghi elettrici, mentre gli eroi li piazza ad ore 2 in maniera tale che i draghi elettrici seguano un percorso ben stabilito e soprattutto non si dividano durante l'attacco e durante l'accesso al cuore del villaggio. Nonostante tutto, il King stana il mastino del clan, che però non sembra dare particolari problemi ai draghi elettrici, poiché non hanno subito tantissimi colpi, visto che l'artiglieria Aquila è stata eliminata in fase Ghost senza neanche essere stata attivata. Faccio comunque i complimenti a Melaccio per questo attacco davvero stupendo. Ha sfruttato al meglio tutte le varie fasi di questo attacco e tutti i piccoli errori nel layout anche lui. Complimenti davvero a Melaccio per questa fantastica Ghost Hydra. Passiamo adesso al sesto replay con una fase ghost accompagnata da una lalugna. Passiamo quindi al sesto replay, il tris di Super Mike. Super Mike utilizza una ghost lavalun, tecnica che vede ovviamente una fase iniziale ghost per andare a eliminare la regina in difesa e ovviamente andare a eliminare anche il castello. Si va a clonare ovviamente le mongolfiere e il drago elettrico all'interno del dirigibile. In questo caso Super Mike si aiuta anche con una pozione scheletro per assicurarsi che proprio la regina in difesa vada giù. Una volta fatta questa fase della Queen, si va a prendere il TH con una fase con gli eroi, piazza in questo caso un Ice Golem per andare a distrarre le difese sul settore del TH, e una volta eliminato l'Ice Golem utilizza gli spaccamuro proprio per accedere sul municipio. Fatta anche questa fase, ha già preso un grandissimo valore, ha già eliminato tantissime delle difese molto importanti di questo villo, tra cui anche due difese aeree. Ottimo valore quindi nella fase iniziale della parte di Super Mike, che partirà con una Surgical Lavalun da ore 5, ore 7, ovviamente con il sorvegliante impostato in aria, piazza quindi le prime due velocità proprio in direzione delle torri dello stregone, che danno davvero molto fastidio alla Lavalun, per completare con la Surgical a ore 11 e a ore 12 con l'ultimo mastino e l'ultimo gruppetto di mongolfiere, che vanno quindi così ad eliminare tutte le restanti difese ancora in vita. Qualche sgherro per andare a completare il team. Complimenti a Super Mike per questo attacco. Vediamo adesso l'attaccone di Il Guelfo Brillo con una Queen Walk Lavalun, parte con la regina ad ore 4, una pulizia ottima ai lati della Queen, stata fatta con il King ad ore 3 e col Baby ad ore 5, da sottolineare come abbia eliminato quella bomba gigante già soltanto con il primo spaccamuro, e va poi ad aprire la prima linea di muro con altrettanti spaccamuro, ma soprattutto va a gelare la torre infernale multipla e la torre dello stregone, che altrimenti non gli avrebbero, che gli avrebbero negato l'accesso
al cuore del villaggio da parte di quel fabbrillo con la Queen Walk. Queen Walk che tra l'altro utilizza soltanto due furie, quindi è stata fatta in maniera davvero perfetta. Si aiuta con la pulizia del lavapup con uno sgherro e va poi a gelare la Queen nemica che altrimenti avrebbe dato molti problemi alla Queen Walk. Una volta eliminate tutte quelle costruzioni ad ore 3 del villaggio, piazza un assalto per entrare sull'artiglieria Aquila, che neanche si attiva in questo caso, e poi parte con una Lava Lune Surgical a ore 2 e a ore 1 con sganciapietre, Mongo e Mastino. Va a gelare la torre infernale multipla che altrimenti avrebbe infastidito non poco le mongolfiere e gela anche il TH che anch'esso con bersaglio multiplo avrebbe dato parecchia rogna a tutte le mongo. Complimenti a quel fabbrico per la Queen Walk Lava Lune davvero fatta in maniera perfetta. Passiamo adesso al tris di Passa con una bellissima Queen Walk Lava Lune. Decide di entrare con la regina dall'angolo ad ore 9, crea quindi un canale d'ingresso pulendo ai due lati della Queen con due baby drago, va a gelare la torre infernale multipla per salvare gli spaccamuro ed aprire così la strada d'ingresso alla regina. Fa una Queen Walk davvero profonda con tre furie solamente per la regina, o quantomeno almeno due le utilizza soltanto per la regina. In seconda fase va ancora a gelare la torre infernale multipla per aprire altre mura alla Queen, che così può accentrarsi ed incontrare il castello del clan, che va ovviamente a eliminare sempre con la Queen Walk. Come possiamo notare, ha già eliminato il 25% del villaggio senza neanche utilizzare una furia, quindi davvero una Queen Walk fatta davvero bene. Una volta eliminato il castello con ovviamente la Queen e con la veleno, la regina si accentra nel cuore del villaggio. A questo punto incontra tante difese ed è costretto ad infuriare ed elimina l'artiglieria Aquila anche in questo caso senza neanche farla attivare. Una volta nel cuore del villaggio, la regina continua nella sua camminata davvero profonda, va a eliminare la regina nemica ed è costretta anche ad usare l'abilità proprio della Queen e parte con una surgica del Lava Lune ad ore 11, ad ore 12 e ad ore 1. Nel frattempo il King posizionato nell'angolo a ore 3 elimina anche qualche Tesla per agevolare così il percorso delle mongolfiere che così vanno proprio a scendere e si direzionano verso il TH che passa, va a prendere solo nella fase finale, quindi davvero un attacco con un alto contenuto di difficoltà, un alto davvero difficile fare un attacco del genere. Complimenti a Passa per questo tris, spero che il video vi sia piaciuto, che i contenuti vi siano piaciuti. Ringrazio anche gli Andro Spiders che mi hanno dato la possibilità di portare questi fantastici video sul mio canale. Ci vediamo presto, sempre qui. Vamos!